Buon pomeriggio dalla redazione del Cittadino. Facciamo il punto della situazione a metà giornata. Partiamo da Codogno perché stamattina c'è stato l'ennesimo sopralluogo in città in vista dell'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella martedì 2 giugno. Per quanto riguarda invece Casal Pusterlengo, ieri l'assessore regionale Pietro Foroni ha fatto visita alla Croce Casalese e ai volontari della Protezione Civile, ringraziando per il lavoro svolto in questi mesi. Passiamo a Lodi, dove ieri sera è entrata in vigore l'ordinanza emessa urgentemente dal sindaco Casanova per cercare di ridurre il fenomeno degli assembramenti, transenne agli ingressi delle vie del centro con anche un effetto ottico piuttosto impattante. Melegnano da segnalare l'ennesimo incidente alla rotatoria della Binasca. Codogno stiamo lavorando e domani troverete tutto sul Cittadino all'inchiesta che ha coinvolto il mago Candido con ripercussioni anche dal punto di vista politico per la giunta Passerini. Infine Sant'Angelo questa mattina ha riaperto la sede della Combattenti Reduci dopo mesi di chiusura, un segnale di vita dopo il Covid. Ne abbiamo parlato con il presidente della Combattenti Giancarlo Cordoni. Tutto questo lo trovate sul giornale di domani, oltre ovviamente all'ampia pagina sportiva.